Adesso ho il tuo numero e in realtà posso conquistare il tuo cuore. Ragazzi, se questo Street Magic vi è piaciuto e volete un altro Street Magic con un altro YouTuber sul mio canale, sapete cosa fare. Lasciate 60 like. Buona visione. Ti chiami? Laura. E? Rosy. Damian. Laura. Damian. Ti chiami? Erika. Damian. Guardala e ricordatela. Ok. Ok, io ora mi giro, falla vedere anche loro e anche la telecamera. Ok. Guardala, ricordatela. Ok, falla vedere alla telecamera, falla vedere ai ragazzi dietro, e eccetera, eccetera. Fatto? Ok. Ora io, noi mi prendo in questo modo e mischierò le carte fra di loro. Ok. Ora, abbiamo le carte, come puoi vedere, un po' mischiate a caso. Ora prendiamo la tua carta, dimmi stop dove vuoi. Ok, mettiamo la carta qui, spingila dentro. Perfetto. Ora, io non posso avere il segno della tua carta in nessun modo. Ricordi la tua carta? Sì. Ok, ti faccio rivedere ancora una volta che il mazzo è totalmente in disordine. Mettiamo schiaffo a caso. Ok. Cerchiamo di prendere più o meno la metà e di intersecarlo così con le altre carte. Sì. Sei sicura? Sì. Perfetto, guarda. Ora, vedi il caos totale? Sì. Chiacciolo alla portata di mano. Sì. Adesso ti chiedo di mettere le mano così. Perfetto, di mantenere le carte. Ok, bravissima. Ok. Ora si può percepire il disordine, no? Ora voglio che ricordate questo momento. Ok, adesso apri la mano in questo modo. E metti le carte insieme, non ti preoccupare. Come era? Come ordinato. Come vuoi. Ok. Perfetto. Adesso. Ok, bravissimo. Adesso, quando io schioccherò le dita, il mazzo di carte, vedi che è in disordine. Il mazzo di carte tornerà tutto in ordine. Ecco, io non ho specificato però il mazzo di carte dove sarebbe tornato in ordine. Guarda la foto che abbiamo fatto. Ok. Controlla la foto che ho fatto sul tuo cellulare. Carte. Clicca sulla foto. Non ci credo. Ok, mentre lui lavora con la magia, io lavoro con la mente. Ecco qua un orologio, estraggo la corona. E dimmi stop quando vuoi. Stop. Ok, punta il dito in alto, l'indice, e chiudi la corona per bloccare l'ora. Va bene? Io voglio fare un gioco di immaginazione. E adesso ti farò vedere l'ora, tu la guarderai, però non la dovrai dire a nessuno, va bene? Mi giro, guardala, ricordatela. Ok. Ok, guarda, puoi cortesemente aprire la mano in questa maniera? Perfetto. Sì. Ora, immagina di avere un orologio nella tua testa e di posizionare le lancette dove vuoi, va bene? E ogni volta che schioccherò le dita, tu le muoverai al ritmo che vorrai. Quando saremo arrivati all'ora che hai visto qua, mi dirai stop, va bene? Sei pronta? Vado. Ok, tu non te ne sei accorta, ma con gli occhi hai mentalmente focalizzato e guardato l'ora. Erano più o meno le 5? Ok, vai. Ok, e adesso voglio provare più o meno a indovinare l'ora, ma dei tuoi occhi si sono fermati in un punto preciso. Hanno guardato tipo verso le 9, corretto? Sì. Ok, però all'inizio avevo detto che avremmo fatto un gioco di immaginazione, giusto? E tu mi potresti dire, ok, cosa c'è di immaginazione in una cosa che abbiamo visto? Beh, gli umani a volte vedono cose che non sono mai esistite, infatti si potrà il loro orologio. Puoi notare che non ci sono mai stati in e ti posso far vedere che tutto è frutto della tua immaginazione. Adesso ho il tuo numero e in realtà posso conquistare il tuo cuore.